Negli ultimi anni la pasta è andata finandosi. Storicamente la pasta era il piatto che faceva passare velocemente l'appetito, mentre ora è diventata una portata fatta per stuzzicare e non per appesantire. A me, ad esempio, piace servirla anche fredda in insalata, proprio come un antipasto. Il suo gusto neutro mi permette di abbinarla in maniere sempre diverse e di non utilizzarla necessariamente come primo piatto. In questa cassetta vi mostrerò la preparazione di alcune ricette di base che vi aiuteranno a realizzare le più significative salse da pasta della cucina italiana. Chiaramente comincerò con la salsa al pomodoro, che, oltre ad essere la più classica, può servire da base ad altre più elaborate o essere utilizzata per completare sughi e condimenti. Vediamo. Salsa di pomodoro classica. A te, Davide. Sì, iniziamo. Allora, per fare questa salsa di pomodoro classica abbiamo bisogno di pomodori ramati ben maturi, delle erbe, delle verdure per insaporire il tutto, della cipolla, pasta, in questo caso spaghetti, oppure delle penne che si adattano benissimo a questo tipo di salsa, dello zucchero, del burro e logicamente sale e pepe. Mettiamo a scaldare una padella e iniziamo tritando la cipolla. Allora, per tritare la cipolla, così prendiamo un coltellino piccolo ben affilato, facciamo delle incisioni, dei tagli in verticale, quindi altri 3 o 4 tagli in orizzontale e tagliamo quindi a piccoli cubettini che poi sarebbe quasi tritata. Ecco, mettiamo poi una noce di burro nella padella che oramai sarà calda, facciamo sciogliere leggermente, aggiungiamo la cipolla, facciamo rosolare. Ecco, la rosolatura iniziale è molto importante perché appunto darà un gusto più forte alla salsa poi quando sarà finita. Come avete visto, Davide, anziché tritare la cipolla con la mezzaluna, ha preferito tagliarla a dadini mostrandovi la tecnica da adottare. Ciò perché tagliando la verdura in questo modo non si rovinano le fibre e si evita così la fuoriuscita di succo che non consentirebbe di realizzare un buon soffritto. La cipolla poi è stata fatta rosolare a fuoco vivace per comunicare alla salsa tutto il suo sapore. Se invece si fa soffriggere a fuoco medio, il suo gusto risulterà più attenuato, mentre appassendola senza farla imbiondire conferirà un gusto molto delicato. Possiamo aggiungere i pomodori, qui sono stati lavati precedentemente e tagliati a quarti. Ed il mazzetto guarnito è fatto da foglie di porri, una foglia d'alloro all'interno, prezzemolo e un pezzettino di sedano. Vedete, qui l'abbiamo legato, abbiamo lasciato la corda poco più lunga per fare in modo di legarla appunto al manico, per fare in modo che durante la cottura non si perda poi nei pomodori. Copriamo e cuociamo per circa 50 minuti. A questo punto la salsa è pronta, l'acqua è completamente evaporata. Spegniamo il fuoco. Come prima operazione leviamo il mazzetto aromatico, così. Quindi passiamo dall'altra parte per frullare il pomodoro. A questo punto, per raffinare un po' di più la salsa, la passiamo ancora al colino. Pigiando bene con un mestolo oppure un cucchiaio di legno.
così abbiamo la salsa al pomodoro finita. A questo punto gli spaghetti sono cotti, mettiamo in un padellino a parte una noce di burro, facciamo sciogliere leggermente. Scoliamo la pasta. Aggiungiamo al burro e saltiamo un paio di volte appena per far insaporire. Quindi finiamo il piatto. Di salsa pomodoro calda. E un rotolino di burro. Volendo potete anche guarnire con una foglia di basilico. Ecco, il piatto è finito. Salsa al pomodoro classica. Ingredienti per 8 persone. 1 kg di pomodori San Marzano maturi ma sodi. 100 g di cipolla. 20 g di burro. 2 cucchiaini di zucchero. Un mazzetto aromatico composto da sedano, prezzemolo, porro, alloro, pepe bianco, sale. Linguine ai frutti di mare. Gli ingredienti sono i frutti di mare, naturalmente, cipolla, prezzemolo, olio, sale, pepe e linguine di pasta. Davide, se intanto vuoi iniziare a preparare cipolla, aglio. Ecco, intanto che Davide prepara un po' di fondo, qui come vedete i frutti di mare sono le capesante che aggiungeremo, come vedrete alla fine, e fasolari noi abbiamo trovato, qui vedete i tartufi di mare, delle vongole veraci e delle cozze. Facciamo sudare leggermente la cipolla con un pochettino d'aglio. Con un pochettino d'olio, scusate, aggiungiamo uno spicchio d'aglio. Ecco, una volta insaporita la cipolla, aggiungiamo i frutti di mare. Ecco, poi una spruzzata di vino bianco e poi copriamo e lasciamo cuocere per circa 4 minuti. Un minuto prima del termine della cottura metteremo la pasta a cuocere. Ecco, a questo punto i frutti di mare sono pronti, la pasta quasi. Ecco, Davide adesso toglie i frutti di mare dal suo fondo di cottura. Ecco, adesso lo filtriamo. Scusa. Ecco, facciamo attenzione alla sabbia rimasta nella pentola. Lo filtriamo appunto per quello, aggiungiamo un goccio d'olio. Facciamo ridurre a quel tanto che basta per poi condire la pasta. La salsa la separiamo, la separiamo in due padelle, in una salteremo la pasta e nell'altra termineremo la cottura delle capesante. Esatto. Ora qui
qui come vedete abbiamo appunto le capesante che non abbiamo cotto prima perché richiedono una cottura molto veloce. Qui possiamo usare anche i coralli se vogliamo. Saltiamo la pasta, aggiungiamo un goccio d'olio per insaporirla e un pochettino di pepe, pepe bianco macinato. Ecco, possiamo procedere con la finitura del piatto. Ecco, come vedete lo spazio di tempo per cuocere le capesante è brevissimo, se vogliamo naturalmente conservarle tenere. Ecco, aggiungiamo i frutti di mare, che naturalmente potete servire, vedete come sono belli, potete servirli anche senza la pasta, a vostro piacere. Mettiamo poco prezzemolo tritato sopra per finire il piatto. Direi che basta così. E voilà, il piatto è pronto. Linguine ai frutti di mare. Ingredienti per 4 persone. 320 g di linguine, 100 g di cipolla, 20 cozze, 20 vongole nere, 4 fasolari, 4 capesante, 1 spicchio d'aglio, 1 decilitro di vino bianco, 4 cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaio di prezzemolo tritato, pepe bianco, sale. Quadrucci di pasta gratinati. Gli ingredienti sono, come vedete, cipolle, sedano, carote, pomodori, funghi, olio, sale, pepe, noce moscata, un poco di prosciutto crudo, della panna e tuorli d'uovo, naturalmente le lasagnole e la carne, un po' di manzo e un po' di vitello. Allora, se vuoi iniziare a tagliare le verdure, tagliamo la carne a fette. Prima il manzo, il vitello e poi la taglieremo a cubetti. Ecco, scaldiamo intanto la padella con un goccio d'olio. Ecco, quando l'olio sarà ben caldo, aggiungiamo la carne. Sei pronto con le verdure, Davide? Facciamo rinvenire leggermente. Ecco, aggiungiamo il prosciutto, facciamo insaporire bene. Aggiungiamo le altre verdure. La carota, il sedano e la cipolla. Aggiungiamo i funghi. E
E quando tutto sarà ben insaporito andiamo a spegnere con un poco di vino rosso. Lo lasciamo asciugare. Teniamo la fiamma un pochettino alta un attimo intanto che asciuga. Quindi copriamo con acqua, del brodo oppure con dell'acqua. In questo caso abbiamo preparato un po' di brodo. Come avete notato, la carne tagliata da dini viene messa nella casseruola solo quando l'olio è ben caldo. Questo perché, rosolando a calore sostenuto, si forma sulla carne un'invisibile crosticina in superficie che evita alla carne di perdere i suoi succhi preziosi. Il ragù cuoce nel brodo, ma se preferite una preparazione dal sapore più delicato, potete sostituire il brodo con altrettanta acqua. E cuociamo per circa 40 minuti per ottenere un ragù praticamente. Bene, a questo punto il ragù è pronto. 5 minuti prima del termine della cottura ho aggiunto il pomodoro. Assaggiamo il sale. Ancora un po' di sale, un po' di pepe. Intanto Davide sta cuocendo la pasta. A questo punto il ragù è pronto e passiamo alla salsa. Mettiamo il brodo. Davidino sta su per pelo. Aggiungiamo la panna. E lasciamo ridurre fino alla consistenza così voluta. A questo punto la salsa sarà ridotta al punto giusto. Mettiamo a posto di sale, un poco di noce moscata, un pizzico di pepe. Siccome è molto calda, se aggiungessimo un uovo sgranerebbe, per cui mettiamo un pizzico di salsa in una ciotola. E aggiungiamo una punta di tuorlo d'uovo. Aggiungiamo quindi l'altra panna. Tutti gli elementi sono pronti. E possiamo comporre il piatto. Davide nel frattempo ha già piazzato la pasta. Cospargiamo un po' di ragù. Terminiamo con la salsa. E poi mettiamo in forno a gratinare. Ecco, la gratinatura non si deve quasi vedere perché altrimenti le uova tendono a bruciare, tendono a diventare marroni ed è molto meglio se invece la gratinatura è leggerissima. Quadrucci gratinati. Ingredienti per 4 persone. 320 g di quadrucci. Per la salsa 1 decilitro di panna fresca, 1 decilitro di brodo, un tuorlo, noce moscata, sale e pepe. Per il ragù
100 g di polpa di vitello, 100 g di polpa di manzo, 100 g di polpa di pomodoro, 40 g di prosciutto crudo, 20 g di funghi secchi ammollati, 1 decilitro di vino rosso, 1 litro di brodo, 3 cucchiai di olio di oliva, 60 g di cipolla, 50 g di carota, 40 g di sedano, pepe, sale. Pipette allo zafferano con funghi. Ecco, qui ci sono dei funghi che abbiamo già preparato, che tagliamo a tocchetti. Sono funghi coltivati. Intanto abbiamo l'acqua che sta per bollire per cuocere la pasta. Poi abbiamo preparato prezzemolo tritato, del pomodoro a cubetti, dello scalogno tritato e dello zafferano. Intanto scaldiamo la padella. Facciamo scaldare un pezzetto di burro, giusto per condire i funghi. Il burro è quasi pronto. Facciamo cuocere per qualche istante. Spolveriamo con un poco di scalogno. Ho aggiunto lo scalogno dopo perché se l'avessi aggiunto all'inizio probabilmente tendeva a bruciare. E una volta che sono insaporiti così, aggiungiamo la panna. Il pomodoro a cubetti. Lo zafferano. Regoliamo la fiamma e intanto che lasciamo cuocere i funghi a ridurre la salsa, cuoceremo la pasta. Eccola, l'acqua bolle. Ecco, i funghi sono pronti, li aggiustiamo di sale. La pasta è anche cotta. Scoliamo bene. Ecco, aggiungiamo i funghi. Mescoliamo. Ecco, e terminiamo con un po' di prezzemolo. Ecco, il piatto è pronto.
pipette, zafferano e funghi. Ingredienti per 4 persone. 320 g di pipette, 200 g di funghi, 40 g di cubetti di pomodoro, 20 g di scalogno, 20 g di burro, 2,5 decilitri di panna, pepe bianco, sale, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un cucchiaino di stigmi di zafferano. Trenette al pesto leggero con fagiolini. Al pesto leggero perché, vi direte? Ma perché non mettendo l'aglio, io l'ho definito un pesto leggero. Qui abbiamo il basilico, i fagiolini appunto, l'olio, il pepe, le noci, i pinoli, il formaggio e la pasta, le trenette e poi l'alternativa potete benissimo fare anche delle tagliatelle. Qui li abbiamo già preparati, come vedete le noci sono state già sbianchite e sbucciate, i fagiolini dopo vi farò vedere, adesso qui sono tagliati sottili, il formaggio grattugiato e i pinoli leggermente tostati. Ecco, se vi trovate di fronte a dei fagiolini un po' grossi, diciamo, dopo aver tolto le punte, controllato che non abbiano il filo, con un po' di pazienza li potrete sempre tagliare per il lungo. Intanto Davide, se vuoi iniziare. Ecco, otterrete così dei fagiolini sottili. Ecco, adesso Davide mette il basilico nel frullatore. Come vedete non usiamo il mortaio, ma se si è veloci il pesto viene benissimo. Essenziale non surriscaldarlo. Ecco, dopo aver dato un colpo al basilico aggiungiamo i pinoli, poi le noci e quindi di formaggio. Ecco, ricordatevi di non eccedere mai con il formaggio, altrimenti avrete un pesto, e anche nelle noci e nei pinoli avrete un pesto naturalmente che sa poi troppo di formaggio e diventa, diciamo, anche troppo pastoso. Almeno io lo prediligo così, che leggero appunto anche in questo senso. Un po' di pepe e un po' di sale. Un po' di pepe e un po' di sale naturalmente. Sarete sempre in tempo a correggerlo dopo di sale e di pepe. A questo punto si fa partire e poi si aggiunge l'olio a filo fino a che avremo ottenuto un'emulsione desiderata. Ecco, a questo punto possiamo iniziare a far cuocere la pasta. Beremo l'acqua che già bolle. Mettiamo la pasta e a circa 10 minuti per questo tipo di pasta e a un minuto dal termine della cottura aggiungeremo i fagiolini in modo da ottenerli cotti contemporaneamente. Ecco, come vedete Davide sta passando la salsa al setaccio per renderla meno granulosa. Se la preferite potete anche lasciarla così praticamente. Intanto la pasta dovrebbe essere cotta. La scoliamo. La immergiamo nell'acqua fredda. La potete naturalmente servire anche calda, ma io la preferisco così perché, come ho detto, preferisco che le salse crude siano servite fredde sulla pasta fredda. A questo punto la pasta sarà fredda. La versiamo in una bacinella. Ecco. Possiamo mettere anche un goccio d'olio per non fare che si attacchi. Anche se siete abbastanza veloci potrete anche farne a meno, ma se doveste prepararla prima naturalmente questo sarà utile. La disponiamo al centro del piatto.
che disponiamo sopra una cucchiaiata di pesto e qualche pinolo, così anche per decorare un po'. E il piatto è finito. Trenette al pesto. Ingredienti per 4 persone. 320 g di trenette, 200 g di fagiolini verdi, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale. Per il pesto, 80 g di basilico, 25 g di grana, 15 g di pinoli, 80 g di olio, 2 gherigli di noce, pepe bianco, sale. I piatti che vi ho proposto in questa cassetta consentono con minime variazioni di elaborare un vasto repertorio di sughi a base di carne, di erbe aromatiche, di pesce, di spezie, di verdure, in grado di soddisfare i gusti più esigenti. Io per ora vi saluto. Ci vediamo nella prossima videocassetta in cui vi parlerò del riso.